Sabato 13 aprile finalmente Lugagnano vive il suo carnevale rimandato a causa del maltempo, era previsto per il 10 di marzo e eccoci qui. Temperature quasi estive, alle mie spalle come potete vedere ci sono già i primi gruppi, i primi carri che si stanno preparando. Circa 60 i gruppi presenti questa sera, un carnevale in notturna, non è la prima volta che si svolge in notturna, nel 2008 è stata la prima occasione, tra l'altro sotto la neve, temperature decisamente diverse. Dicevamo circa 60 i gruppi coinvolti, 16 i carri, tra i gruppi e le associazioni ricordiamo il Sono Artisti, il Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo, il Comitato Genitori di Lugagnano, molto presente nella comunità, il Comitato Primavera, il Circolo Primavera e ovviamente lo Zigano e la Zigana eletti a febbraio. Come potete vedere tanta allegria, stanno cominciando ad arrivare le persone. Qui di fianco a me Tiziano Zocca, il presidente del Comitato Carnevale. Chiediamo un po', allora Tiziano ciao. Ciao. Contento finalmente, temperature piacevoli, estive quasi. Beh sì, estive, bellissima, okay. Una giornata stupenda. Speravamo che fosse una bellissima giornata così, perché il carnevale dà tutto il suo folklore così, certo. Insomma. Ecco. Quindi speriamo che ci sia tanta gente, ma di solito Lugagnano, che è un carnevale primo della provincia di Verona, quindi la partecipazione è tanta. Quindi, ecco. Siamo qui con lo Zigano e la Zigana di Lugagnano, Bruno Tomezzoli, detto Tome, e Stefania Cerpelloni. E chiediamo anche a loro un po' come respirano l'atmosfera. Eletti a febbraio, ricordiamo, di quest'anno. Intanto anticipiamo che siamo veramente freschi di tutto, come zigani e come anche l'andamento del carnevale. Comunque è una cosa fantastica, che lo consiglio anche ai giovani, soprattutto ai giovani che si avvicinano a questa associazione, che io li chiamo amici, non associazione. Avvicinatevi che è molto bello, interessante, bellissimo. Bene, bene. E insieme a loro, insomma, loro apriranno la sfilata naturalmente, certo, certo. Perché sono, faranno gli onori di casa e quindi non vediamo l'ora di partire e vi faremo vedere le immagini. Viva il carnevale e avanti con i giovani, sempre! Eccoci qui con il gruppo Primavera, Giusi del gruppo Primavera. Bravi. E i ragazzi del gruppo ovviamente, li presentiamo. Federico. Dodo. Cristiani. Carmela, eccoli qui, e Cristian Bulgarelli, presidente del Comitato Genitori di Lugagnano, molto attivo nella comunità, come anche il gruppo Primavera. Un saluto a tutti, allora ribadiamo, noi del Comitato Genitori siamo gente che non molla, la pioggia ha fatto saltare la prima festa, ci siamo fatti trovare pronti per la seconda, per divertire e divertirci insieme a tutti gli abitanti di Lugagnano. Perfetto, allora viva il carnevale! Viva il carnevale! Siamo qui con i Sono Artisti, un gruppo vivace, divertente, di giovani del comune di Sona. Li presentiamo. Oggi giochiamo in casa, siamo i Sono Artisti, facciamo parte del circolo noi San Giovanni Bosco di Lugagnano e per noi oggi è la nostra festa, è la nostra sfilata questa. Il tema del carro ce lo vuoi ricordare? Il tema del carro riguarda il surriscaldamento globale. Come vedete l'innalzamento dei mari, il Mose che si alza, le conchiglie, Zaia, le granchiette blu e il granchio blu che ha invaso tutta la nostra laguna. Bene, e i ragazzi che hai qui alla tua destra chi sono? Sono i miei stretti collaboratori. Ok, Samu, li nominiamo. Nuovo sono dottore. Samuele, un membro del direttivo del Noi di Lugagnano. Ecco qua. Io sono Eleonora. E io sono Sara, anch'io sono nel circolo Noi di Lugagnano. Bene, quindi evviva Lugagnano, evviva il carnevale! Evviva la sfilata di Lugagnano! Evviva stasera, evviva stasera, siamo okay. Pronti! Bene! Qui con me il Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo, abbiamo il presidente e allora comincia il carnevale! Sì, comincia questa bellissima sfilata di Lugagnano e siamo presenti anche quest'anno con il nuovo carro dal tema Super Palasol, sblocca i livelli con noi, ispirato a Super Mario. Ci siamo prefissati questo tema perché dopo il decimo anno di carro che abbiamo fatto l'anno scorso, un livello abbastanza importante, ci siamo prefissati di sbloccarne altri. Bene, le ragazze che sono al tuo fianco? Io mi chiamo Emma. Io mi chiamo Gladiola.
Perfetto, e appunto alle spalle il carro. Bene, allora buon carnevale. E buona sfilata a tutti, grazie. Ecco cari amici del Bacco, alcuni momenti della sfilata di Lugagnano di Sona, Carnevale 2024.